noi Pasquale Germanò da Mariano Comense in provincia di Como. Sì, bene. Sì, sì. Quanti anni hai innanzitutto? Ho 42 anni. 42. Sono... Dall'età di 18 anni fai. Sì, sì. Cioè, giovanissimo. Ho iniziato, diciamo, subito, avendo conosciuto anche mia moglie. I suoi genitori avevano da molto tempo altre pizzerie e con lei, diciamo, ho appreso, diciamo, l'arte del pizzaiolo. Ah, bene. Quindi oltre a esserti presa la figlia, hai preso anche l'arte. L'arte. E mettila da parte. Bravo, bravo. Dopodiché, bravo. Qualche anno di gavetta e dal 1995 hai una pizzeria. Ho aperto lo Spizzicotto. Lo Spizzicotto a Erba, in provincia di Como. Perché la tua pizza si chiama Elisa? Questa pizza l'ho dedicata a mia figlia. Ha 8 anni la tua bambina, insomma. Esatto. Devo dire che deve avere un carattere molto particolare. Esatto, esatto. A giudicare dagli ingredienti, esatto, che hai usato. Cioè, c'è di tutto qua. Come salsa dei fichi maturi. Ecco, allora, quindi i fichi ci sono in tutte le salse. Per il periodo non è neanche un periodo giusto per trovare i fichi, però io, essendo originario calabrese, sono andato a finire in Argentina per trovare i fichi maturi. Addirittura. Dopodiché vado a mettere della scamorza affumicata. Scamorza affumicata, ok. Accompagnata con un po' di parmigiano reggiano. Pinoli. Pinoli. Io vado a metterli in quantità maggiore rispetto alle mandorle della Puglia. Never stop the action. Keep it up. Walk to the rhythm. Live to the rhythm. Io vado a mettere il radicchio tardivo e vado a creare il mio disegno. È crudo dolce Marco Doggiono, è un crudo che viene stagionato lì nelle nostre zone. Vado a completarla con la melata. E non è ancora finita. Voglio dire di amici, clienti, parenti, tutti quanti, di votare me, tanto mi conoscono da tantissimo tempo perché sono nella piazza di Erba con lo Spizzicotto e nel nostro locale... Dillo c'è, Pasquale, c'è dillo! Tanta simpatia. Bravo. Tanta simpatia. Ma i prodotti come sono? Sono di prima qualità. Bravo, dillo, ok. Grazie Pasquale, è stato un piacere, alla prossima. Never stop.